mio Signore. Allor che con rispetto io mi lancio, che fece il tuo volere, e lo splendore di stelle ho sento il tuo nome, e il mondo intero che narra il tuo potere. Oh mio Signore, canto il cuore innalzo a te, Signore.
popolo di Israele, girò per sette volte, girò per sette volte a Gerico. Il popolo di Israele, girò per sette volte, girò per sette volte a Gerico. E gloria a Dio gridarono tutti e cadderò le mura di Gerico. E gloria a Dio gridarono tutti e cadderò le mura di Gerico. Il popolo di Israele girò per sette volte, girò per sette volte a Gerico. Il popolo di Israele sia la gloria. Thank you.
Luca o di San Luca, se preferite, capitolo 12, dal verso 22. A Dio appartiene tutto l'onore e la gloria. Poi disse ai suoi discepoli: perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che mangerete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita vale più del nutrimento e il corpo più del vestito. Osservate i corvi, essi non seminano e non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. Ebbene, voi valete molto più degli uccelli. E chi di voi può con la sua ansietà aggiungere alla sua statura un sol cubito? Se dunque non potete far neppure ciò che è minimo, perché siete in ansia per il resto? Osservate come crescono i gigli. Essi non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, in tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto maggiormente rivestirà voi, o gente di poca fede? Inoltre, non cercate che cosa mangerete o che cosa berrete, e non state in ansia, perché le genti del mondo cercano tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non temere, o piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vendete i vostri beni e dateli in elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove il ladro non giunge e la tignola non rode. Poiché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Gloria al nome del Signore. È una parola, credo, proprio adatta per ogni tempo. Notate, fratelli, amici miei, che la parola di Dio è il libro antico per eccellenza, ma non è mai invecchiato, è sempre attuale. Perché? Proprio questo differenzia il libro dai libri. La Bibbia, la Sacra Scrittura, è il libro, non è un libro, perché esso rappresenta la volontà di Dio espressa per ogni tempo. Amen. Lo riconoscete anche per questo tempo? Più che mai, più che mai. L'ansietà, la sollecitudine non investe soltanto quelle che sono le sfere sociali, quelle che sono le popolazioni, perché qui avrete notato una cosa, e devo dirvelo perché fa parte integrante di questo messaggio: c'è una differenziazione fra quelli che sono quelli del Signore e quelli definiti gli abitanti del mondo. È una distinzione di carattere spirituale che dobbiamo soprattutto sottolineare. Quelli che sono del Signore sono quelli che hanno fatto un'esperienza concreta con Gesù. Non si parla di religione nel senso utopistico e superficiale, si parla di un legame vero, profondo, indissolubile. Chi appartiene a Cristo sa che Cristo è il Signore,
amen, che appartiene a Gesù Cristo, riconosce che Gesù Cristo è il Signore, riconosce l'unico Dio nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e vive in conformità a che cosa? Alle sue direttive, alla sua volontà. E quello che noi facciamo, attraverso che cosa? Il libro per eccellenza che abbiamo detto poc'anzi, la parola di Dio, Vecchio, Nuovo Testamento, cioè attestazione di volontà da parte di chi? Di Dio, che ha usato uomini sospinti, ispirati dallo Spirito Santo, che è Dio. Amen. E la gente del mondo? Cosa intende la scrittura come la gente del mondo? La gente del mondo sono gli abitanti del mondo che non conoscono Dio, cioè sono i senza Dio, ecco, sono quelli che non riconoscono, meglio senza Dio perché non lo riconoscono tale, quelli che operano come una volta operavamo tanti di noi, una volta eravamo uguali, avevamo anche noi interesse soltanto di ordine carnale, il peccato ci signoreggiava, peccato, trasgressione, Dio lo chiamavamo in causa quando ci pareva e piaceva, perché ancora oggi ci sono milioni di individui che si ricordano di Dio solo nelle calamità, nei terremoti, nelle disgrazie, nelle carestie, e allora non è che si ricorda di Dio e dice Dio aiutaci, una parte forse si rivolge pure così, ma la maggior parte dice ma perché Dio che è così buono, perché Dio permette questo, perché Dio permette quello, perché Dio permette quell'altro, questi sono i senza Dio, perché non riconoscono la personalità vera di Dio, non riconoscono che Dio è il Signore, non confidano in loro. E allora che cosa confidano? Confidano le cose materiali, di quello che si tocca, di quello che si vede, e si accumula, e accumulano soldi, e accumulano proprietà, e accumulano beni, e sono insaziabili, e tu man mano che accumulano, 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 e se poi andiamo a leggere pochi versi prima trovate la parabola del ricco stolto, quello che accumulò, 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 ne fece altri granai, la sua intenzione era di godersene, il suo interesse erano solo il denaro, i beni, non si era mai preoccupato di niente, di nessuno, non aveva sentimento per gli altri, morte tua, vita mia era il suo motto, e quanti ce ne sono che hanno ancora questo motto? E quando aveva accumulato ogni cosa pensava di vivere eternamente, e qualcuno gli disse, anima, l'anima tua stanotte ti sarà ridomandata, che ne farai dei tuoi beni? Io credo che questa parola valga in questo giorno sia soprattutto per i credenti, coloro che hanno già ricevuto, hanno accettato il Signore, e valgono anche per tanta gente che pur si definisce che conosce Dio, religioso, ma vive senza Dio. Oh sì, perché l'ansietà, e che cos'è l'ansietà? La preoccupazione crescente, è uno stato che si trasmette, uno stato di apprensione che si trasmette a quello che è la nostra anima, il nostro intelletto, la nostra vita, e che produce dei danni, danni notevoli, e oggi le depressioni non si contano e cominciano tutti con uno stato di ansietà, vero? Tutti i problemi di ordine mentale, e noi definiamo ancora spirituali, cominciano con uno stato di ansietà. Questa preoccupazione, questa vita che non è vita. Io spero in questo momento di poter parlare a tanti e soprattutto a tanti che non stanno vivendo, che hanno preoccupazione, hanno sempre paura di quello che gli succede, che ogni momento diventa un momento difficile, una bussata di campanello gli fa andare il cuore per aria, una telefonata, qualcuno che gli viene a cercare quando ce ne sono, per ragioni varie. Non sto qui a farne un'analisi dettagliata e non ne sarebbe nemmeno la sede. Ma tutto ciò in riferimento a quello che è la vita senza il Signore e di quello che è la vita col Signore, ma stiamo attenti anche per i cristiani di non ritornare e non ritornare in questo grosso pericolo che avvilisce, che rende il cristiano sterile, che fa perdere quella fiducia in Dio e che non permette più Dio di operare, e noi vogliamo che Dio continui ad operare. Amen. Proprio nei momenti difficili. Lo dicevo prima, lo voglio dire anche per la televisione. Per molti Gesù Cristo è l'ultima spiaggia. Per noi che crediamo è l'unica. Amen. È l'unica. E non lo diciamo teoricamente, non lo diciamo per una definizione di ordine linguistica o di pensiero, lo diciamo perché la nostra vita è sperimentata, abbiamo sperimentato il suo amore e la sua mano quando tutte le porte sono state chiuse. Quando tutte le mani sono state ritirate, è rimasta sempre aperta la porta per fede, quella di Dio,
E la mano di Dio questa sera ancora ci stringe. Amen. Ma c'è in questi ultimi tempi, sto notando quale ministro, sto notando ancora che nel popolo ce ne sono tanti che si fanno attaccare dalle ansietà, da queste preoccupazioni che ne derivano dalle sollecitudini. La parola sollecito significa che uno vuole fare troppo in fretta, vuole vedere o realizzare delle cose fuori tempo. Possiamo darne tante altre definizioni, ma credo che questa sia la più pratica. E la sollecitudine è una preoccupazione crescente, e nella preoccupazione crescente viene meno la fede e aumenta invece quello che è il desiderio carnale. Si ritorna un'altra volta a voler realizzare certe situazioni, certe cose. Guardiamoci da questo pericolo. Dio provvede ad ogni cosa. Ma con questo non vuole essere nemmeno una definizione semplicistica la mia, di dire Dio provvede, non devo fare niente. Attenzione, non voglio significare questo. Voglio dire che oltre al vivere naturale, a quello che è una normale preoccupazione che non può mancare per quanto concerne il lavoro, la famiglia, le responsabilità, perché noi siamo responsabili verso noi stessi, verso la società, verso la nostra famiglia e verso Dio, oltre a quelle normali responsabilità, a quelle normali preoccupazioni, non è che possiamo fare e possiamo fare andare oltre. Dobbiamo affidarci completamente nelle mani di Dio. Questa parola è parola di Dio, vero? È la parola che Dio ancora ha dato ai primi discepoli. È Gesù stesso che parlò loro. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che mangerete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. La vita è più del nutrimento e il corpo più del vestito. Osservate i corvi, essi non seminano, non mietono, non hanno dispensa, non hanno frigoriferi. A quel tempo non c'erano, c'erano solo le dispense, non hanno i freezer, non possono avere i surgelati, eppure Dio li nutre, anche se gli uomini li sparano. Ebbene, voi valete molto più degli uccelli, valiamo molto più degli uccelli. L'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. L'uomo è la creatura speciale di Dio, e quando la creatura speciale diventa figlio e figlia di Dio, oh, siamo nella famiglia di Dio. E volete che il Padre non provveda ai nostri bisogni? Volete che il Padre ci veda e ci veda impoverire? La miseria, la povertà non è una dottrina biblica, è una dottrina infernale. Dio non vuole la miseria dei suoi figli. Dio è tanto ricco. Dio è ricco. Dio è ricco. E noi facciamo parte della sua ricchezza. Sia benedetto il nome del Signore. Quanti di voi e quanti ancora amici che ci seguono per televisione, anche in quella che è la loro limitata conoscenza biblica, hanno imparato una preghiera e molti la recitano, forse molte volte al giorno, e tante volte non si dà quella fede, quella necessaria interpretazione a quella preghiera che tutti chiamano Padre nostro, vero? Quando lo stesso Gesù ha insegnato: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Fratelli, amici cari, il Signore questa sera vuole scuoterci questo giorno. Beh, sarà sera in una parte dove si vedrà di sera, di un giorno in un altro luogo, ancora per noi in questo momento. Questa parola deve prendere vita in noi. Qualcuno ha detto che la parola di Dio deve essere incarnata in noi. Io dico che la parola di Dio deve essere incamerata nel nostro spirito. Noi dobbiamo realizzarla, perché all'occorrenza, nel bisogno, questa parola uscirà fuori e ci ricorderà qual è la buona, perfetta volontà di Dio, qual è la via giusta da perseguire e per proseguire, per non cadere nell'inganno, per non cadere nell'avvilimento, per non cadere nelle maglie del maligno, dove c'è che cosa? La preoccupazione che porta all'ansietà, e l'ansietà porta alla depressione, e la depressione porta a tante altre conseguenze. Il Signore ci ha liberato da tutto questo. Siamo liberi nel Signore. E qual è l'oggetto che dobbiamo coltivare nella nostra vita? Chiamiamolo oggetto. Oggetto per dire quello che deve essere ben identificato. Che la nostra fede cresca giorno per giorno. È la fede che abbatte le mura dell'ansietà. È la fede che abbatte l'avvilimento. È la fede che fa sì che possiamo fermare la nostra mente e non possiamo avere dei danni, e dei danni che in quello che è il nostro equilibrio mentale, spirituale. Sia benedetto il nome del Signore. Colui che dà da mangiare ai corvi che non lavorano. Colui che dice ancora che nella campagna riveste i gigli, che sono qualcosa di meraviglioso. Il giglio è uno dei fiori più belli, vero?
Nemmeno Salomone ha avuto un vestito con tutte le sue ricchezze, un vestito simile a un giglio. Ebbene, il Signore dice queste parole e le dice a ciascuno di noi: se Lui provvede a quelli che sono i bisogni, le necessità di quelle che sono le creature che Egli ha creato nella natura, quanto di più avrà cura di noi. Un vecchio cantico arriva al mio, alla mia mente, un vecchio cantico di tanti, tanti anni fa. In ogni cosa, fratello, il Signore, in ogni giorno, in ogni momento, Egli prenderà cura di te. Egli ha già deciso di prendere cura. Egli ha cominciato a prenderne cura per coloro che lo conoscono, per quelli che non lo conoscono, nel senso che non hanno un'esperienza diretta. Si conosce solo quando lo conosciamo tu per tu, quando ne abbiamo fatto veramente un incontro spirituale, quando con Dio abbiamo una relazione personale, intima, quando possiamo pregarlo senza deviare a destra e a sinistra, senza perdi tempi. Andiamo a Dio nel nome di Gesù, l'unico mediatore fra Dio e gli uomini è Gesù Cristo il Signore. Egli stesso l'ha detto, che Lui, dicendo che la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo, attraverso di me. Amen, fratelli cari, sorelle care. Perché agitarci? Dice la scrittura: con la tua agitazione, con la tua ansietà, tu non puoi aggiungere nemmeno pochi centimetri alla tua statura. Chi è riuscito mai ad aggiungere pochi millimetri? Non dico centimetri, qui si parla almeno di un cubito, 50 centimetri, ma chi è riuscito mai a aumentare di alcuni millimetri? Beh, si vendono le scarpe con dei tacchi, ma sono momentanei. Mi ricordo che quando, ai miei tempi della gioventù, c'era un altro tipo di moda, la gente voleva essere tutti alti, noi eravamo tutti bassi. Adesso probabilmente c'è il fenomeno inverso, adesso molti sono alti e forse probabilmente hanno il complesso dell'altezza, noi avevamo il complesso della bassezza. E ai miei tempi si vendevano dei tacchi particolari che aumentavano di alcuni centimetri, ma la realtà era soltanto un'illusione. Si poteva sembrare più alti, ma quando ci si toglieva le scarpe la statura rimaneva sempre la stessa, non è vero? Eppure l'uomo come insegue certe, diciamo, come insegue certe fantasie, come insegue ancora certe cose che non hanno senso, che non hanno valore, che alla fine tutte queste cose che importanza hanno? Il complesso del piccolo, il complesso dell'alto, il complesso, e ci sono tanti complessi, e c'è l'ansietà. L'ansietà sta diventando la malattia di questo secolo. Ma per coloro che non conoscono Dio possiamo anche giustificarli, no? Li giustifichiamo perché quando vedono mancare il denaro, quando vedono aumentare le tasse si preoccupano, quando vedono mancare quello che hanno nelle proprie case si preoccupano, quando cominciano a vedere tanti grossi problemi, quando si rendono conto che le finanze di una nazione cominciano a traballare e che si spreme, si cerca, si fa e che il lavoro stesso viene a mancare, che il lavoro non è più quello di prima, che non si fa, può fare più di un lavoro, c'è tanta ansietà, possiamo dire che la nostra nazione è piena di questa ansietà, ma i figlioli di Dio non è giustificato, non è giustificato per una semplice ragione. Perché se gli altri non sanno dove andare, tu sai dove andare, tu sai dove andare, anche tu sai dove andare. Andiamo al Padre provvido e benigno, andiamo a questo Padre d'amore, il quale ci darà quello che cui abbiamo bisogno. E c'è un verso che si collega a un altro verso biblico, fondamentale, meraviglioso. Chiedete il regno e la giustizia di Dio, e tutte le altre cose vi saranno date, donate in sovraggiunta. E questa parola conferma che quelle altre cose sono proprio queste cose. Lo dice il versetto 31, che dice: cercate piuttosto il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Amen. Ma vogliamo mettere in atto la nostra fede, quella fede che viene da questa parola, quella fede che cresce anche stasera, deve crescere, perché stiamo ricevendo la parola di Dio, che questa parola, non mettere fede nel tuo fratello, nella tua sorella, nella chiesa, di come scavare per terra e trovare quello che ti serve. Non mettere fede in quello che è il cestino che scende dal cielo,
metti fede in quello che Dio ti aiuterà a sostenere. Dio aprirà la porta giusta al momento giusto. Dio ti darà la salute per lavorare. Dio ti farà spazio. Dio provvederà. Ma se tu sei fedele, se tu veramente hai fede in Lui e tutte queste cose, il futuro non ci deve assalire. I cristiani devono vivere la loro vita con naturalezza, giorno per giorno. Oh, voglio ricordarvi uno degli esempi eclatanti del Vecchio Testamento, uno degli esempi che dovrebbero rimanere nella tavola del nostro cuore, di come Dio provvedeva al popolo di Israele dopo che uscì dall'Egitto attraverso quel grande uomo di Dio che era Mosè, quando entrarono nel deserto e certamente non avevano che come lavorare, certamente nel deserto non è che cresce chissà che cosa. Oggi grazie a Dio parte del deserto è stato bonificato, ma a quei tempi era deserto. La parola deserto dice tutto. Che c'è nel deserto? Cosa si può trovare nel deserto? Niente, o quasi niente, vero? Eppure ogni giorno Dio cosa mandava? Mandava la manna dal cielo. La parola manna sappiamo che ha un significato più che una domanda. Che cos'è? Man, che cos'è? E quando gli israeliti la prima volta trovarono questi fiocchi, che non era neve, a cui Dio aveva detto a Mosè, falli cibare. E sappiamo che in questo pane celeste, vogliamo chiamarlo così, in questo pane celestiale, essi trovarono tutta la sostanza per vivere e se ne prendevano. Ma qualcuno avvisò da parte di Dio, da parte di Mosè, non ne prendete per il giorno appresso, mangiatene, prendetene quello che vi serve per la giornata. Ricordatevi che dovete prenderne ogni giorno la vostra razione, non accumulatelo, c'è solo un'eccezione data la legge mosaica: soltanto il sabato potevano prenderne due razioni. Ubbidire il popolo, il popolo fu ubbidiente a questa determinazione regola. Qualcuno ci provò, qualcuno come sempre ci provò a prendere più del necessario e li trovò e trovò dei vermi al posto di esso. Questo ci indica che il Signore provvede giorno per giorno, amen, giorno per giorno. E molti invece vogliono accumulare, vogliono avere, sì, mi direte che questo fa parte dell'istinto di conservazione, ma questo fa parte anche di un istinto egoistico, questo fa parte anche di qualcosa che è materialistico, di qualcosa che non ha fiducia in Dio, che non ha fede in Dio, e Dio benedice coloro che hanno fede e fiducia in Lui. Amen. Allora Dio benedice noi. Dio benedice noi. Dio benedirà te. Dio benedirà la tua famiglia. Se tu avrai fede in Lui, nel momento difficile, non pensare il nome del fratello che ti potrà servire, o il nome della sorella, non stare a guardare l'uomo, guarda Dio, poni la tua fiducia in Dio, Lui non verrà mai meno, perché la sua parola è verace, la sua parola è fedele. Amen. Gli uccelli del cielo sono importanti, gli uccelli del cielo, ma non siamo più degli uccelli. E i gigli, i fiori, dice la scrittura che sono belli, rigogliosi, ma sia gli uccelli sia i fiori, le erbe sono fatte per noi, Dio le ha create per noi. E se Dio prende cura delle cose che ci appartengono e appartengono a tutti, come maggiormente prenderà cura di ciò che appartiene a Lui? Noi apparteniamo a Lui, sì o no? Dovrebbe essere che tutta l'umanità dovrebbe appartenere a Lui. Purtroppo non tutti, perché molti hanno scelto come Dio il principe di questo mondo, che è Satana, con la cacciata di Adamo dal giardino dell'Eden. E il regno che apparteneva ad Adamo è passato al principe delle tenebre, ma grazie al Signore oggi sono milioni e milioni quelli che si stanno scuotendo e stanno accettando il Re della Gloria, il Signore dei Signori, Gesù Cristo, alleluia. Noi apparteniamo al popolo di Dio, apparteniamo al popolo di Dio. Le porte sono aperte e potranno esserci carestie, ci potranno essere terremoti come ci sono stati, ci saranno tante difficoltà, ma il popolo di Dio continuerà a confidare nel suo Dio. Egli non ha mai lasciato nessuno, ha mai abbandonato. Lo dice chiaramente Gesù: io non vi lascerò e non vi abbandonerò, ditelo voi più forte, giammai. Non ci sono tempi che il Signore ci abbandonerà. Qui in definitiva vi accorgete che nel verso 32 c'è una espressione, è un'espressione che in un certo qual modo
ci fa comprendere che Dio, se ha avuto cura prima, ne avrà cura ancora di più oggi. Non temere, o piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Piccolo gregge, sa indicare? E a quel tempo, e sì anche oggi, diciamo che rispetto alla popolazione mondiale, i servitori, i figliuoli di Dio, sono in percentuale un piccolo gregge, ma a Dio è piaciuto darvi il regno, alleluia! Noi apparteniamo al regno di Dio, noi apparteniamo a quello che è una favolosa eredità spirituale. La definiamo così? Crediamo in questo? Crediamo nella parola? Crediamo in questa parola? E allora, quale ansietà? Quando i pensieri si accumulano, quando la tua vita comincia a vibrare, quando il tuo equilibrio comincia a essere instabile, perché i pensieri arrivano e qualcuno dirà come farai, e poi arriverà qualche come farai, e qualcuno dirà ma come si farà, ma come si scioglierà questo nodo, ma questa difficoltà come finirà? In quel momento devi bloccare ogni voce. Tu sai che il Signore provvederà, lo sai. È la fede, no? La fede che è la sussistenza di cose che non si vedono, che si sperano, è vero? È la fede. La gente dice di avere la fede, ma quale fede? Qual è la fede? È proprio quella di saper dire che è bianco quanto è nero. La fede è quello che ti fa vedere quello che non vedi. Non una fede a fior di labbra o una fede mentale. Noi abbiamo quale dono di Dio? Una fede spirituale. Amen. È quella fede che ti fa dire il Signore provvederà. Il Signore agirà. Nel momento più difficile non si corre a destra e a sinistra. Chi ha fede sa che cosa deve fare. Voi sapete cosa dovete fare, vero? L'avete fatto tante volte. L'abbiamo fatto tutti quanti noi. Siamo ritirati nel luogo segreto. Ci siamo posti in ginocchio e abbiamo detto: Dio mio, lo puoi fare anche adesso. Dio mio, aiutami, rispondimi, opera. Ho questa difficoltà, c'è questa situazione che non riesco e non riesco a uscirne fuori. Signore, io aspetto che tu risponda alla mia preghiera e poi in attesa aspetta che passa via il turbamento dal tuo cuore. Posso darti un segno della risposta del Signore? Volete un segno della risposta del Signore? Molti di voi già lo sapete qual è. Dovete aspettare fin quando pace profonda senti nel tuo cuore. Quella è la risposta della fede. Quando la tua ansietà viene meno e al posto della tua ansietà, della tua sofferenza, della tua preoccupazione, tu senti una tranquillità interiore. Non è fantasia. Non sono metodi psicologici, è parola di Dio, è sostanza che viene dalla parola di Dio. Pace profonda nel cuore te la dà solo Dio. Amen, amen. E siamo veramente in un mondo di ansiosi. Le cose anche piccole a volte, per carattere, ci sono uomini che si agitano alla prima cosa, una minima sciocchezza, subito si agitano, subito si mettono in difficoltà. Ma questo, ripeto ancora, può avvenire per quelli che non conoscono Dio, ma chi conosce Dio agisce così, è come se non lo conoscesse, e noi vogliamo conoscerlo ogni giorno di più. Amen. Lui è il Signore, noi lo definiamo così, è il Signore, e se è il Signore andiamo da Lui. Ancora tante volte i servitori, noi stessi ci preoccupiamo. C'è una parola anche per i servitori. So che ce ne sono diverse che ci seguono anche per televisione. A volte noi stessi servitori ci preoccupiamo. Ci preoccupiamo oltre il necessario. Ci preoccupiamo dell'andamento della chiesa, della comunità. Tanti problemi che sorgono, quando più grossa la comunità, più problemi. E non è che non dobbiamo preoccuparci di niente, perché il Signore ci ha dato di essere sorveglianti del popolo. Però tante volte agiamo in una maniera che offende Dio. Ma pensate che il Signore possa dare a me di poter avere più cura, di poter essere più preoccupato per l'opera che gli appartiene di se stesso, che è il padrone dell'opera. Lui è il Signore. A me è dato di fare quello che è possibile fare. Voi, io, noi siamo opera delle sue mani. Amen. E pensate che lui non se ne preoccupa,
ma lui sa fare quello che deve fare. Lui lo sa fare, oh, di gran lunga meglio di me e di tutti quanti i servitori di Dio. Perché noi serviamo Lui, noi seguiamo Lui. Amen. Ma Lui è quello che provvede ad ogni cosa. Lui provvede al cibo, Lui provvede a ogni cosa. Io stasera, una delle tante sere che mi meditavo, mentre prima di predicare la parola dicevo, Signore, quante anime sono qui questa sera, grazie. Vedevo la chiesa, quella che è, oh, stasera, tutta quanta piena, anche se manca sempre una parte, perché ormai non c'entriamo più, gloria a Dio. Aspettiamo nuovi locali, più ampi, vero? Amen. Gloria al Signore, aspettiamo nuovi locali. Aspettiamo che arriva, e stanno arrivando, tante anime nuove che il Signore benedice. E mentre ero seduto, stasera sentivo un peso sulla mia vita fisica. A volte siamo uomini, ci sentiamo appesantiti, a volte anche fisicamente qualche cosa non funziona, non stiamo bene, ma quando è il momento della parola ci sentiamo responsabilizzati, sentiamo una grossa responsabilità. E stasera mentre vi guardavo, io dicevo, Signore, dovranno pur mangiare stasera. E oltre a loro ci sono quelli che non vediamo, che sono più numerosi di quelli che sono in sala. E sono i nostri amici, e io spero fratelli, che sono al di là di quello che è l'occhio elettronico della televisione, nelle loro case, nelle carceri, negli ospedali, e che aspettano una parola che viene da Dio. E tante volte sentiamo questa responsabilità, che questa parola deve nutrire, deve essere una parola che deve dare qualche cosa che possa servire alla vita, perché Dio non dà niente di inutile, tutto ciò che Dio dà è utile alla nostra vita. E io credo che questa sera il Signore ha provveduto in pieno. Il Signore vi dice: non siate con ansietà solleciti di che mangerete, di che berrete, che farete domani, che farete dopodomani. Non agite come la gente senza Dio, che fa il programma per il 1995 o per il 1000 o per il 2050, quando sappiamo che il giorno di domani appartiene al Signore. Noi abbiamo e sappiamo una gloriosa verità, che il domani non ci appartiene, che la vita dell'uomo è come il fiore del campo, mentre verde si secca e non è più, è come un vapor di fumo che mentre si vede non si vede più. E perché fare programmi così lunghi? Perché assillarci in tante cose? Viviamo la nostra vita, la giornata, glorificando Dio, benedicendo Dio, ringraziandolo per quello che ci dà oggi, e cominciamo a ringraziarlo già se domani è per noi, per quello che ci darà nella giornata di domani. Amen. Un'altra giornata di vita significa un'altra giornata di cura, di assistenza da parte di Dio. E poi quando finirà tutto, per noi che abbiamo osservato i suoi comandamenti, che abbiamo ubbidito alla sua voce, un giorno andremo a godere col Signore per tutta l'eternità. Amen. E quindi niente depressioni nel popolo di Dio. Il Signore guarisce i depressi che arrivano, ma non ci siano esaurimenti nervosi, depressioni e situazioni. Quando questo avviene, e ve lo dico senza peli sulla lingua, e mi riferisco a quelli che conoscono il Signore, che hanno fatto un'esperienza con Dio, significa che non si cammina nelle vie di Dio. Significa che non abbiamo più fiducia in Dio. Abbiamo fiducia in Dio. Abbiamo fede in Dio. Signore, accrescici la fede per la tua parola. Continuiamo ad andare avanti. Cosa succederà l'anno prossimo? Ci interessa? Ci interessa? Molti già stanno facendo quelle che sono le previsioni. Molte volte sono come le previsioni del tempo. Adesso sono più precise, ci sono i satelliti. Ma ve le ricordate le previsioni di un tempo fa? Sereno, leggermente nuvoloso, tendente a nuvoloso, qualche pioggia, qualche grandinata, qualche nevicata. C'era di tutto. Era facile prevedere che qualche cosa o l'altro. Oggi però, oggi ci sono i satelliti, altri mezzi, e anche le previsioni sono più precise. Ma le previsioni del domani, su quale base? Uomo, su quale base puoi fare le tue previsioni? C'è chi dice che ci sarà una ripresa economica, tutti la speriamo, tutti la vogliamo naturalmente. Ma su chi dobbiamo porre la nostra fede? Sugli uomini? Su quelli che ce lo dicono? Su quelli che con i computer ci scherzano, fanno il calcolo delle probabilità? Sui grandi, le grandi aziende di statistica? È lì che possiamo porre la nostra fede? Se porressimo la nostra fede in questi oggetti o in queste organizzazioni, in questi uomini, la nostra fede sarebbe veramente sbagliata e sarebbe un ideale. La nostra fede, noi come cristiani, come figlioli e servitori di Dio, quali credenti, la vogliamo porre soltanto in chi? In Dio. Amen. Vogliamo dire: Signore, opera nella nostra nazione. Signore, prendi le redini in mano del nostro governo. Signore, fallo tu. Signore, agisci tu.
Amen. Gloria al nome di Gesù. Vogliamo con fede, e sempre più con fede, affrontare giorno per giorno le difficoltà della vita. Fratelli cari, sorelle cari, abbiamo tanti esempi da uomini che ci hanno preceduto. Uno dei tanti è Giobbe, vero? E Giobbe gli cadde improvvisamente addosso tutto quello che gli... Non c'era altro che gli potesse cadere addosso. Perse i figli, il bestiame, si ammalò, gli successe uno di tutto. Ma no, egli non mai perse la fede in quel Dio. Egli poté dire, io so che il mio Redentore vive. Amen. Egli poté dire anche, il Dio ha dato, il Dio ha tolto. Benedetto, sia benedetto il nome del Signore. Egli mai bestemmiò il nome di Dio. E invece ci sono persone che dicono di credere, come le cose vanno storte se la prendono contro Dio, perché pensano che le cose cattive le mandi Dio. Anche questa è una falsità, è una falsità, perché Dio, l'abbiamo predicato migliaia di volte, è amore. Dio ama i suoi figlioli, le sue figliole, Dio ama anche l'umanità. Dio ha tanto amato, il verso classico che ci diamo sempre, e Dio ha tanto amato anche il mondo. Mondo per inteso, quella serie di società messe insieme che vanno avanti senza glorificarlo e senza benedirlo, camminando nel peccato. E Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unico figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia, e noi abbiamo vita eterna. E Dio provvederà al nostro mangiare, provvederà al mio vestito, al vostro vestito. Se vi raccontassi tante testimonianze, e credo che tutti potessimo raccontare, se avessimo del tempo avremmo da raccontare tutti quanti momenti difficili della nostra vita il Signore ha steso la sua mano in una maniera meravigliosa, e quella mano rimane stesa. Non temete, o piccola gregge, al Padre è piaciuto donarvi il regno. Amen. Non temiamo, andiamo avanti, confidiamo in Dio. Vogliamo confidare in Dio? Ricordatevi, dobbiamo bloccare i pensieri che molti chiamano i pensieri negativi. C'è una dottrina che dice che dobbiamo avere dei pensieri positivi, ma i pensieri positivi vengono solo da una direzione, da una fede concreta, da una fede certa, da una fede che cresce, da una fede biblica, da una fede scritturale, da una fede spirituale che continua ad alimentare il nostro cuore, le fiammelle del nostro cuore, per l'avanzamento del regno di Dio, per la fedeltà verso Dio. E noi saremo sempre vittoriosi in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Vogliamo alzarci all'impiedi, vogliamo pregare ancora per coloro che hanno udito questo messaggio. Gloria al nome del Signore. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria, gloria a Dio. Gloria al tuo santo meraviglioso nome. Gloria all'Eterno degli eserciti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre Celeste, Padre Santo, Padre Buono, veniamo a te nel nome di Gesù. Padre, questa parola ancora ha riempito, toccando il nostro cuore. E ti preghiamo che abbia potuto raggiungere tanti cuori che sono in ansietà, in difficoltà, che cercano soluzioni di qua, che cercano soluzioni di là, che invece poi di essere nella risoluzione si trovano ad affondare in sabbie mobili, che li portano a sprofondare sempre di più nella depressione, nelle malattie nervose. Signore, ti preghiamo in questo momento, stendi la tua mano, e ancora verso i depressi, in questo momento, per la potenza che nel nome di Gesù, che siano debellati questi stati di ansietà, di depressione, di cui ancora la nostra società è piena. Signore, ti preghiamo per coloro che hanno ascoltato per la prima volta il tuo messaggio, come ti preghiamo per i nostri fratelli, le nostre sorelle, che avevano cominciato ad avere più fiducia in quello che erano le loro capacità che in quello che è la fede che dobbiamo riporre nel tuo aiuto incondizionato, meraviglioso, quell'aiuto che sarà presente nella nostra vita giorno per giorno. Grazie Padre, continua a benedire i tuoi figlioli, continua a benedire tutti quelli che confidano in te, continua a far sì che la tua parola continua ad essere la luce che risplenda nel mondo per la salvezza della gente, per la vera salvezza che è nel nome di Gesù, il benedetto in eterno.